Sono Leonardo Sottani, ex giocatore di pallanuoto e del Settebello. Ho giocato in nazionale per 10 anni e ho partecipato a 3 Olimpiadi. Oggi faccio un imprenditore in Brasile da 4 anni, sono amministratore delegato di una società. Mi occupo di tutt'altro, però alla fine quello che sono oggi lo devo grazie allo sport, a tutto quello che ho imparato in 20 anni di attività sportiva ad alti livelli. I principi sono sempre gli stessi: umiltà, determinazione, coraggio, passione, quindi grande determinazione a raggiungere gli obiettivi. Posso essere un ex atleta, ma non un ex sportivo. Sportivo lo sono anche oggi, perché alla fine è quello che mi fa essere un imprenditore, diciamo, di successo, tra virgolette. Lo stile di vita che ho oggi lo devo ancora oggi grazie allo sport. Lavoro tanto, tante ore passate dietro alla scrivania, però ci vuole anche uno spazio per noi. Per fare quello che faccio io, quindi lavorare tanto, e rendere al meglio, tanti viaggi, tanto stress, a volte si accumula per motivi familiari, lavorativi, ci vuole sicuramente una parte dove scaricare tutto questo, e quindi io lo faccio tramite lo sport. Il tempo passa, quindi non si può pensare che siamo delle macchine. Bisogna cercare anche di trovare degli aiuti. Degli aiuti si possono trovare in un'alimentazione corretta, ma anche negli integratori. Io faccio delle analisi periodiche dove poi alla fine mi vengono consigliati degli integratori alimentari a sostegno di quello che io mangio normalmente nella mia giornata tipica. Si riesce a rendere molto meglio in tutti gli aspetti della vita quotidiana, lavorativa, ma anche domestica, semplicemente facendo movimenti banali, montare un mobile. Alla fine ci possono essere, diciamo, delle controindicazioni se il tuo corpo non è preparato, quindi un minimo di attività fisica ci vogliono. Consiglio anche di fare delle analisi periodiche, di non aspettare sempre di avere un problema, ma di prevenire certe cose e di farsi seguire da una nutrizionista o da un nutrizionista e farsi consigliare degli integratori alimentari che sicuramente vanno a migliorare il proprio benessere. Bisogna volersi bene, per volersi bene bisogna stare bene. E quindi essere sovrappeso, questo può portare alla lunga a tanti problemi. Uno stile di vita diverso, trovare il proprio percorso da fare, e chiaramente in questo percorso ci deve essere un'attività fisica, ci deve essere un'integrazione giusta, per poi permettersi anche degli stravizi, diciamo. La cultura della sconfitta è un qualcosa che bisognerebbe insegnare fin da piccoli, perché si parla sempre di successo, di vittorie, e invece non è così. Io ho vinto tanto, ma fortunatamente ho anche perso tanto, e la motivazione giusta si trova anche dopo una sconfitta, perché il bello di sapersi rialzare, di lottare e di riprovare a conquistare quello per cui si è tra virgolette fallito in precedenza, è un qualcosa che è alla base, ma non solo nello sport, ma nella vita. A vincere c'è l'esaltazione, c'è la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo, ma anche lì è un'euforia che dura poco, almeno per quanto mi è riguardato a me nel passato, è sempre stata la base di nuove sfide. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e devo dire che quando abbiamo ottenuto una vittoria è perché non abbiamo giocato come un semplice gruppo di ottimi giocatori, ma da squadra, perché alla fine per ottenere le vittorie e i migliori risultati bisogna giocare da squadra, dove ognuno lascia un po' da parte il proprio ego e il proprio egoismo e lo mette a servizio della squadra. Questo fa la differenza e fa raggiungere alla fine l'obiettivo comune, che è la vittoria. Mi raccomando, dateci dentro, credete in quello che fate, metteteci tutta la passione e determinazione, perché alla fine sono convinto che con questi principi ce la farete. Ciao!